Stiamo realizzando insieme ad Agid, se vi ricordate, se avete partecipato, il primo appuntamento è stato il 3 marzo scorso. Vi do il benvenuto, state entrando perché siete numerosi anche come iscrizioni a questo webinar. Nel frattempo vi ricordo che questa è un'iniziativa che si realizza all'interno del progetto Informazione e Formazione per la Transizione Digitale della PA, nell'ambito del programma Italia Login, la casa del cittadino, che Agid realizza con il supporto di Formez. In particolare, questo è un evento della linea 1 del progetto che riguarda la gestione della trasformazione digitale da parte delle PA. Allora, state entrando, state continuando a entrare. Io intanto nel frattempo vi ricordo che su questo tema molto specifico Agid è chiamata, diciamo, ad applicare il regolamento europeo 1724 del 2018, che intende costruire uno sportello unico digitale a livello europeo per fare impresa all'interno dell'Unione. Questo sportello è per i cittadini e le imprese transfrontaliere che intendono accedere ai processi amministrativi italiani. La volta scorsa con Claudio Di Stefano abbiamo affrontato, diciamo, una parte più descrittiva relativa agli adempimenti e alle opportunità di questo regolamento e dello strumento Single Digital Gateway. E oggi con Alessandra Pieroni continuiamo parlando dell'infrastruttura italiana. Allora, la comunicazione sarà di un'ora di Alessandra e sarà suddivisa in due parti di mezz'ora ciascuno. Alla fine di queste due parti sottoporremo ad Alessandra le domande che voi avrete posto in chat. Quindi, potete appunto scrivere in chat se avete delle domande. Iniziamo comunque con Claudio Di Stefano, che ha fatto la comunicazione, era l'esperto del nostro webinar precedente, perché oltre, diciamo, a farvi un breve ripasso, una breve, diciamo, un breve riassunto di quelli che sono stati i temi principali del webinar scorso, vi risponderà a delle domande che sono rimaste inevase, credo siano due. Adesso vi ricordo soltanto che l'iscrizione a questo webinar è singola. Quindi voi potete scaricare l'attestato di presenza dalla pagina di eventi PA da cui vi siete iscritti, dopo che il nostro staff avrà attestato la vostra presenza se avete partecipato per almeno 20 minuti a questo seminario online. Valutando il gradimento a questo tipo di webinar, avrete accesso poi all'attestato che potrete scaricare da soli direttamente appunto dalla pagina di Eventi PA. Allora, io ho finito con le mie comunicazioni di servizio e lascerei la parola a Claudio, che vedo già collegato. Provo a parlare, Claudio, vediamo se ti sentiamo. Eccomi, mi sentite? Benissimo, Mi ti sentiamo sentite? forte e chiaro. Allora, buon webinar e ritorniamo, diciamo, un po' alle cose fatte nel webinar del 3 marzo. Esattamente, allora grazie a tutti quanti, grazie appunto Patrizia, eccoci qua. Allora, il webinar, questo secondo webinar, cerca di approfondire maggiormente in dettaglio tutto ciò che abbiamo discusso nel primo webinar del 3 marzo. Chiaramente la presentazione che ho fatto all'interno della giornata del 3 marzo, troverete le slide all'interno della sezione eventi PA, quindi potete scaricarla anche da lì. In quella occasione abbiamo incominciato a capire di che cosa si trattava, appunto, quali erano gli adempimenti che, appunto, le opportunità e gli adempimenti che sono necessari e sono richiamati dal regolamento 1724 del 2018, come abbiamo detto. Quindi io oggi incomincerei, appunto, la presentazione, la nostra relazione, che poi verrà approfondita dalla collega Alessandra Pieroni, riportando un po' quello che era, appunto, facendo una sorta di richiamo a quanto detto precedentemente nella scorsa riunione.
Il regolamento, quindi il progetto Single Digital Gateway, nasce dalla implementazione e dall'attuazione di un regolamento europeo, esattamente il regolamento del 2018, 1724. All'interno di questo regolamento viene istituito quello che sarà il Single Digital Gateway, che è un punto di accesso unico a livello europeo e per favorire appunto il mercato unico europeo, dove si possono trovare delle informazioni, procedure o la possibilità di poter accedere a servizi erogati dalle singole PA europee da parte di tutti i cittadini e le imprese transfrontaliere che vogliono operare all'interno degli stati membri oppure cross border tra uno stato membro e un altro stato membro. Quindi all'interno di questo Single Digital Gateway, di questo punto di accesso, l'obiettivo è quello di far accedere facilmente i cittadini e le imprese transfrontaliere a informazioni che possono servire per poter raccogliere tutta la necessità, tutte le informazioni che sono necessarie per poter adempiere appunto per poter operare all'interno di un mercato unico, all'interno di un altro Stato membro. È possibile trovare anche, oltre alle informazioni che sono relative a quali procedimenti, a quale procedure devono essere effettuate, anche lo stesso accesso alle procedure e quindi ai servizi della pubblica amministrazione che devono essere totalmente online in modo da consentire pari opportunità ai cittadini che si trovano in un altro Stato membro rispetto ai cittadini che si trovano all'interno del territorio nazionale. Ed in ultimo anche quello di poter accedere a dei servizi di assistenza, di soluzione dei problemi che hanno come punto unico di accesso il portale, partono dal portale EURope e che possono essere propagate a seconda di quello che serve per le singole attività. All'interno del regolamento, quindi, oltre agli obiettivi che sono stati definiti e che vengono definiti appunto le informazioni relative a che cosa si può fare in un altro Stato membro, le procedure che possono, quindi l'accesso a queste procedure totalmente online, secondo il principio del one solely, che è il principio che de definisce che qualsiasi, se per l'espletamento di un procedimento amministrativo è necessario accedere o dover fornire dei dati, dei documenti o delle informazioni che sono già in possesso di un'altra pubblica amministrazione, questi non devono essere richiesti dalla pubblica amministrazione, ma devono essere richiamati in interoperabilità fra amministrazioni, anche di paesi membri differenti. All'interno del regolamento sono quindi determinati due allegati. Il primo allegato che definisce quali sono le informazioni che devono essere, le informazioni che dovevano, perché la scadenza era nel dicembre 2021, le informazioni che dovevano essere pubblicate all'interno del portale EURope relativamente a differenti eventi della vita che sono appunto con la quale il portale EURope è stato strutturato per poter fornire le informazioni necessarie a procedimenti amministrativi e a servizi della pubblica amministrazione che possono essere di interesse per cittadini che si trovano in un altro Stato membro. Il secondo allegato, che è quello di cui ci stiamo occupando principalmente in questo momento, è l'allegato che contiene 21 procedure da erogare interamente online entro la data di scadenza che è prevista dal regolamento, che è il 12/12 del 2023. Quindi in questo allegato sono indicate per eventi della vita tutte le procedure europee che possono essere presenti in diversi stati membri a secondo della normativa di riferimento dei vari stati membri. Quindi all'interno dell'allegato sono state definite 21 procedure ritenute prioritarie. Di queste 21 procedure ritenute prioritarie è stato necessario effettuare con le singole amministrazioni di competenza un lavoro per individuare, a secondo le normative esistenti e vigenti all'interno del territorio nazionale, quali procedimenti amministrativi sono necessari, sono sottesi da queste procedure.
È chiaro quindi che c'è tutto un lavoro a livello di Commissione europea, fra i vari Stati membri e la Commissione, di omogenizzazione e di standardizzazione di quello che sono le prove che possono essere scambiate in interoperabilità fra i diversi Stati membri. Quindi poi Alessandra più avanti vi farà, approfondirà tutta la parte relativa a qual è l'infrastruttura italiana che è stata appunto sviluppata a dicembre di quest'anno, dell'anno 22, che nasce dalle indicazioni e dai contenuti tecnici, dalle specifiche tecniche che sono state fornite dalla Commissione per poter effettuare appunto il single digital gateway, quindi per poter portare online le 21 procedure. Quindi, dicevo, la volta scorsa noi ci siamo occupati di quello che poteva essere, a secondo dell'evento della vita, quali potevano essere le procedure che sono indicate all'interno dell'allegato. All'interno dell'evento della vita nascita, la procedura indicata dall'allegato 2 del regolamento è la richiesta di una prova della registrazione di nascita. Quindi all'interno del territorio italiano abbiamo individuato nei servizi che sono forniti dalla piattaforma Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, la ANPR, che è gestita dal Ministero dell'Interno, qual è il procedimento amministrativo che è appunto dalla prova della registrazione di nascita, che è appunto il certificato di nascita. Quindi è la possibilità di poter scaricare o di poter richiedere e scaricare all'interno interamente online questo certificato. Altri esempi, prendendo appunto l'ambito studi, la procedura individuata dall'allegato 2 è la presentazione di una domanda iniziale di ammissione presso un istituto pubblico di istruzione terziaria. Quindi l'attività che abbiamo dovuto fare è in collaborazione con le istituzioni competenti, che sono il Ministero dell'Università e della Ricerca, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, abbiamo cercato di individuare quali fossero gli istituti di istruzione terziaria che dovessero quindi digitalizzare il procedimento di presentazione di una domanda di ammissione. Quindi il procedimento amministrativo è l'iscrizione alla istruzione terziaria attraverso le informazioni che sono state fornite poi a livello europeo dalla Commissione, cioè appunto che si deve fare riferimento alle università, agli istituti di alta formazione artistica, gli AFAM, così come agli istituti tecnici secondari, che sono una particolare fattispecie di istituzione terziaria specializzata che è gestita dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, abbiamo quindi individuato il procedimento amministrativo di iscrizione e con le amministrazioni competenti abbiamo cercato di individuare qual era appunto la user journey, qual era l'esperienza utente che doveva portare alla digitalizzazione di tutto il procedimento amministrativo. Quindi, definite le 21 procedure che sono indicate dall'allegato, abbiamo dovuto disambiguare le procedure all'interno del territorio italiano e quindi verificare all'interno del territorio italiano, in funzione di quanto scritto nelle procedure e in funzione dei successivi documenti che sono stati forniti dalla Commissione europea per poter meglio individuare quale procedimento amministrativo era sotteso da queste procedure, abbiamo appunto individuato le amministrazioni competenti e con loro abbiamo avviato un percorso di supporto per la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi. Però l'argomento di oggi quindi è che l'AGID, che è stata nominata come punto unico di coordinamento tecnico, aveva da un lato il compito di sviluppare l'architettura e l'infrastruttura necessaria per poter interoperare con gli altri stati membri di altri paesi membri, e l'altra parte era quella della digitalizzazione dei procedimenti. Il webinar appunto di oggi e quindi più tardi adesso la collega Alessandra Pieroni spiegherà qual è la parte di infrastruttura, quali sono le scelte che sono state indicate, che sono state messe a punto relativamente a quanto indicato dal regolamento ai fini dello sviluppo, del disegno e dello sviluppo dell'infrastruttura del single digital gateway architetturale italiano.
Questo un po' per fare il riepilogo di quanto precedente. Durante la riunione del 3, quindi durante il webinar del 3, sono state sottoposte alcune domande a cui abbiamo risposto. Poi ci sono state delle domande che chiaramente per una questione di tempo non siamo riusciti a dare una risposta. Oggi vorrei completare quindi il mio intervento rispondendo a quelle ultime risposte che non sono a quelle ultime domande che sono state rilasciate per i quali appunto non è stata fornita una risposta. Una delle domande che abbiamo selezionato che può essere di interesse è stata posta dal collega Antonio Domenico Fracasso. Che chiedeva se nella user journey che è stata considerata il cittadino viene segnalata la necessità di creare un codice fiscale e quindi se viene indirizzato verso il servizio che gli consente di avere il codice fiscale. Come abbiamo detto, i servizi sono indirizzati a cittadini transfrontalieri che magari sono residenti in altri stati e quindi non posseggono quello che è il codice fiscale che a livello italiano identifica, non identifica perché non è un documento di identificazione, serve per univocamente determinare l'accesso alle banche dati delle singole pubbliche amministrazioni. E per il quale in alcuni casi determinati procedimenti amministrativi è necessario che sia presente, no? Il codice fiscale. Ad esempio, una delle procedure è quella della dichiarazione dei redditi, la presentazione della dichiarazione dei redditi di una persona fisica, chiaramente all'interno dell'amministrazione competente, che è l'Agenzia delle Entrate. Per poterla rilasciare è necessario appunto, un codice fiscale, un codice che consenta di avere un attributo che possa individuare quali sono tutte le competenze rispetto a questo processo. In questo caso, quindi, l'utente ci chiede se il cittadino che deve accedere ad un processo, un procedimento amministrativo per il quale è richiesto il codice fiscale, può o viene reindirizzato a come effettuare al servizio che consente di avere il codice fiscale. Purtroppo al momento questo servizio non è ancora non è effettuabile online e non rientra all'interno di quello che è gli adempimenti relativi al regolamento europeo. Quindi il cittadino che ha necessità del codice fiscale per poter avere appunto, un procedimento amministrativo italiano dovrà recarsi al proprio consolato oppure utilizzare le procedure che sono messe in atto dai vari consolati per poter richiedere appunto all'anagrafe tributaria italiana il rilascio di un determinato codice fiscale. Un'altra domanda era quella di Marcello Marangio che chiedeva se esiste una piattaforma di test oppure un sistema di onboarding. Il procedimento, così come il processo definito e quindi la digitalizzazione delle procedure online, passa attraverso l'infrastruttura che abbiamo deciso, che appunto prevede da regolamento i primi 6 mesi dell'anno 2023 le attività di integrazione di test. Quindi è stata predisposta una piattaforma che sarà di test nel quale verranno effettuate le varie attività di integrazione e per i quali appunto le amministrazioni che sono richiamate, che sono interessate, le amministrazioni che istituzionalmente sono richiamate a dover portare le procedure che abbiamo individuato o digitalizzare le procedure che abbiamo individuato, chiaramente accedono in maniera guidata e con il supporto di Agid anche agli ambienti di test. Io credo di aver finito la mia parte, se ci sono, chiaramente rimango a disposizione se ci sono delle ulteriori domande all'interno del webinar che appunto condurrà adesso la collega, lascerei appunto la parola ad Alessandra Pieroni che provvederà ad effettuare la seconda parte del webinar e quindi quella relativa all'infrastruttura nazionale. Benissimo, grazie Claudio e buongiorno a tutti i partecipanti, vedo che siamo già numerosi. Allora, Claudio ha toccato davvero tantissimi temi e ha, diciamo, colto l'occasione anche per riproporre un po' quelli che erano i temi principali esposti durante la precedente sessione di lavori.
Oggi cercheremo appunto di mettere un pochino a terra tutte le informazioni che vi sono state fornite, andando a definire e inquadrare meglio quella che appunto è l'infrastruttura nazionale del Single Digital Gateway e quelli che sono i compiti e gli adempimenti che tutte le varie pubbliche amministrazioni italiane dovranno compiere per essere compliant con il regolamento europeo Single Digital Gateway. Innanzitutto ricordiamo, diciamo che AGID, come giustamente diceva Claudio prima, è stato individuato quale soggetto attuatore e responsabile dell'implementazione e della manutenzione dell'infrastruttura nazionale e oltre ad avere questo compito, ovviamente ha anche il compito di individuare ed accompagnare le pubbliche amministrazioni negli adempimenti che devono fare, relativamente alle specifiche tecniche emanate dall'Europa. Accompagnare significa andare a fare uno studio, un assessment iniziale dei sistemi informativi delle varie pubbliche amministrazioni per diciamo, aiutarli a capire quali sono gli impatti a livello di sistemi informativi per rendere i servizi e le infrastrutture compliant con il regolamento. Quindi diciamo, AGID ha questo doppio ruolo. Da una parte abbiamo disegnato e realizzato e collaudato un'infrastruttura nazionale e dall'altra effettuiamo questo accompagnamento delle pubbliche amministrazioni nel capire quali sono gli adempimenti, gli impatti sulle proprie infrastrutture e quindi gli adeguamenti necessari per poi essere collegati con l'infrastruttura nazionale e quindi avere accesso anche all'infrastruttura europea. Per diciamo, iniziare questo viaggio che faremo oggi all'interno dell'infrastruttura del Single Digital Gateway, è necessario condividere un po' di terminologie e di concetti chiave, perché altrimenti avremo dei termini che sono ricorrenti all'interno della presentazione e che è necessario ovviamente condividere e definire inizialmente. Allora, tutta questa terminologia deriva da quello che viene definito Technical Design Document, che è un documento tecnico rilasciato dall'Europa insieme al documento di Implementing Act, quindi la parte di regolamentazione dell'implementazione, diciamo, del Single Digital Gateway è accompagnata da un documento di specifiche tecniche che definisce quella che dovrebbe essere l'architettura locale di ciascun paese membro e definisce anche quella che è l'architettura dei servizi che vengono messi a disposizione dall'Europa, a cui ogni paese membro si deve agganciare per poter consentire l'interoperabilità e la possibilità di interloquire tra i vari paesi membri. Allora, all'interno del Technical Design Document viene definito il requirement. Che cos'è un requirement? È sostanzialmente un requisito, diciamo, nella forma tradotta semplice italiana, che deve essere soddisfatto per poter dare seguito all'espletamento di un procedimento amministrativo. Allora, Claudio prima vi ha detto correttamente che l'allegato 2 del regolamento Single Digital Gateway contiene 21 procedure. Per come sono fatti i servizi, diciamo, erogati dalla pubblica amministrazione italiana, non è stato possibile, avere una corrispondenza, individuare una corrispondenza uno a uno tra procedura e procedimento amministrativo, perché la granularità dei nostri servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni è maggiore rispetto a quello che l'Europa ha individuato come servizi, da mettere a disposizione. Quindi, come vedremo più avanti, la granularità è diversa, non esiste una corrispondenza uno a uno tra procedura e procedimento amministrativo e quindi il concetto di requirement lo abbiamo dovuto riportare sul procedimento amministrativo, proprio perché più procedimenti amministrativi possono soddisfare e possono sottendere ad un'unica procedura individuata dall'allegato 2 del regolamento. Il requirement è, ad esempio, il certificato di residenza. Allora, supponiamo di avere il caso, l'esempio della procedura di iscrizione all'università.
Durante l'espletamento di iscrizione all'università, il MUR, che è il soggetto responsabile per appunto la procedura di iscrizione, individua quale requirement fondamentale il certificato di residenza. Allora, quel requirement deve essere soddisfatto, nel senso che deve essere fornito come una prova e quindi come una evidence, e qui vediamo il secondo termine che troviamo qui nella lista della terminologia dei concetti chiave, una prova che deve essere possibilmente recuperata in interoperabilità. E qui entra in gioco il concetto di one solely che anche ha citato il collega Claudio Di Stefano poc'anzi. Il progetto Single Digital Gateway non solo è basato su un'infrastruttura tecnica molto complessa, ma si basa proprio sul principio del one solely. Infatti, il sistema di interoperabilità si chiama proprio One Solely Technical System. One Solely significa che il cittadino deve poter fornire le prove, quindi diciamo, i certificati che vengono richiesti per l'espletamento dei procedimenti amministrativi, una sola volta alla pubblica amministrazione, perché se quel certificato è già stato acquisito dalla pubblica amministrazione, in interoperabilità questo certificato deve essere messo a disposizione di altre pubbliche amministrazioni che lo richiedono per l'espletamento dello stesso procedimento amministrativo. E quindi qui vediamo appunto l'esempio dell'evidence, ovvero di una prova che deve essere fornita dall'utente in relazione ad uno specifico evidence type. Un evidence type non è altro che un insieme che può essere strutturato o non strutturato di prove o attributi che a loro volta devono essere forniti dall'utente per dimostrare di aver diritto di accedere a quel procedimento amministrativo. Quindi, in questo caso, sempre rimanendo nel tema dell'esempio del certificato di residenza, avendo questo come requirement il certificato, l'evidence type sono i dati identificativi personali di quell'utente e l'evidence, la prova, conterrà dati quali ad esempio la nazionalità, la data di nascita, il nome, cognome e così via, tutti quelli che vedete elencati qua. Poi vediamo altri tre termini che sono fondamentali e diciamo sono importantissimi perché ci fanno capire proprio la struttura dell'infrastruttura nazionale e anche del funzionamento end-to-end tra i vari soggetti che intervengono nel singolo Digital Gateway, e sono in particolare l'evidence provider. Vi leggo prima la parte, diciamo, come è scritta nella terminologia del Technical Design Document, poi l'equivalente che abbiamo fatto nostro in Italia. L'evidence provider è un ente che eroga una prova, che eroga un dato e quindi, ad esempio, il certificato di residenza. Per noi l'evidence provider, ovvero l'ente erogatore, è una pubblica amministrazione italiana che in interoperabilità rende disponibile una evidence, ovvero una prova, un certificato o come lo vogliamo chiamare. Per tornare all'esempio di prima, per noi l'evidence provider, quindi l'ente, la fonte autorevole del certificato di residenza, è il Ministero dell'Interno, che come pubblica amministrazione mette in interoperabilità a disposizione di altre pubbliche amministrazioni i dati e i certificati che sono contenuti all'interno della propria base dati. E è importante specificare che l'ente erogatore è un ente certificatore, quindi anche se una pubblica amministrazione qualsiasi possa avere al suo interno i dati anagrafici di una persona, per noi l'ente erogatore, provider di quel dato è solo la fonte autorevole, quindi in quel caso il Ministero dell'Interno. L'evidence requestor è l'attore che si trova dall'altra parte, quindi l'ente fruitore, cosiddetto fruitore, che fruisce dei dati e dei certificati delle prove che vengono messe a disposizione dal provider, dall'ente erogatore. Quindi in questo caso la pubblica amministrazione competente per quel procedimento amministrativo, quindi supponiamo che siamo ancora sul procedimento amministrativo di iscrizione all'università, per noi la pubblica amministrazione competente è il Ministero dell'Università e della Ricerca che deve provvedere a realizzare un Procedure Portal, così si chiama nella nomenclatura del Single Digital Gateway, ovvero un portale, un front-end per l'utente, che evidentemente è quello che è già diciamo, in utilizzo da parte del MUR, su cui viene espletato il procedimento amministrativo dell'iscrizione all'università.
ed è nello stesso punto del Procedure Portal che viene, diciamo, avanzata la richiesta da parte del requestor verso l'ente provider di recupero in interoperabilità della stessa prova di cui parlavamo prima. Quindi, l'Evidence Requestor, ad esempio, è una PA che individua il certificato di residenza come un requisito fondamentale per l'espletamento di quel procedimento amministrativo. L'ultimo termine, importante è il data service. Il data service, non è altro che un componente applicativo dell'evidence provider, evidentemente, che ha il compito di fornire la prova e quindi renderla in interoperabilità. Come si fa? L'evidence provider deve realizzare un'API che poi vedremo verrà messa a disposizione sulla piattaforma digitale nazionale dati, che non è altro che un repository di API, di servizi che possano essere invocati da altre pubbliche amministrazioni, appunto per consentire al requestor, quindi all'ente fruitore del servizio, di consumare questo servizio e andare a recuperare in interoperabilità quella prova di cui necessita per l'espletamento di questo servizio, di questo procedimento amministrativo. Altre informazioni utili che possiamo dare in questo contesto sono appunto la numerosità e la tipologia di nodi dell'infrastruttura nazionale che sono stati realizzati da Agid proprio per consentire alle varie pubbliche amministrazioni di essere compliant con le specifiche tecniche emanate dall'Europa. Allora, l'infrastruttura italiana del Single Digital Gateway è stata, come diceva il collega Claudio Di Stefano poc'anzi, progettata, quindi abbiamo fatto tutta una fase di assessment, di design e di progettazione, di implementazione, nell'anno 2022, attenendoci a quelle che sono le specifiche tecniche emanate dall'Europa fino appunto a dicembre del 2022. L'architettura è stata completamente collaudata a dicembre 2022, quindi adesso siamo in una fase di test e integrazioni con le PA che via via stanno arrivando a sviluppare i propri procedure portal per essere integrati poi con l'architettura. Come è fatta l'architettura nazionale? Allora, innanzitutto qua vediamo che ci sono sei nodi in particolare che colloquiano tra loro mediante invocazione di microservizi. E in particolare cominciamo dal catalogo dei servizi. Il catalogo nazionale è un nodo dell'architettura che serve, come diceva poco fa Claudio, per disambiguare le procedure dell'allegato 2 del regolamento europeo con i procedimenti amministrativi che invece sono in capo alle varie pubbliche amministrazioni nazionali. Non solo questo, adesso vedremo un dettaglio anche proprio del catalogo, consente di definire quelli che sono i requirement per ogni procedimento amministrativo, quelli che sono gli attributi e quindi andare anche ad identificare quella che è l'URL del portale della pubblica amministrazione che soddisfa quel procedimento amministrativo. Il catalogo dei servizi, oltre al preview space, sono gli unici due nodi dell'architettura nazionale che hanno una sorta di front-end per l'utente finale e anche per quindi cittadino imprese e anche per la pubblica amministrazione. Gli altri nodi, l'Access Point, l'Evidence Broker, il Data Service Directory e l'Architecture Common Services, sono diciamo dei nodi, delle componenti applicative. Su cui diciamo, non ha accesso direttamente la pubblica amministrazione se non per il tramite di invocazione dei servizi. In particolare, l'Access Point è un componente che soddisfa innanzitutto i requisiti dettati dall'Europa del One Solid Technical System e che consente di scambiare in maniera sicura i messaggi di tipo short burst data, ovvero i messaggi che devono essere scambiati e che portano l'informazione sull'utente che sta accedendo al sistema e che vuole richiedere l'erogazione di un servizio, di un procedimento amministrativo. Ed è anche il componente che ci porta oltre il confine, perché
la nostra infrastruttura nazionale ovviamente deve essere in grado di colloquiare anche con il resto degli Stati membri e con l'infrastruttura europea, come vedremo poi nelle slide che avremo più avanti. L'access point è il nodo di confine, quindi quello che ci consente di andare verso fuori, portare i nostri certificati, le nostre prove, i nostri dati verso l'Europa, qualora appunto un utente italiano tenti appunto di recuperare in interoperabilità i dati dall'Italia per portarli fuori, ed è anche quello che ci consente la comunicazione inversa. L'Evidence Broker invece è un componente che fornisce i dati relativi ai requirement e alle liste di evidence type definite a livello europeo. Quindi questo significa che ogni qualvolta un utente utilizzi un procedimento amministrativo su uno dei portali italiani, l'Evidence Broker è in grado di dirci dove andare, diciamo quali sono i requirement richiesti e quali sono le liste di evidence definite da un altro Stato membro. Il Data Service Directory è un altro nodo dell'architettura nazionale che invece contiene i dati relativi ai data service, ovvero quelli che abbiamo visto nella slide precedente, che sono quelle componenti applicative diciamo che espongono API per il recupero delle prove vere e proprie. E quindi questi servono, il Data Service Directory serve per andare ad individuare dove sono esposte le API per il recupero di quelle prove anche in altri paesi europei. Il Preview Space faremo, diciamo, un focus particolare più avanti durante la presentazione è quella componente che l'Italia ha scelto di avere a livello centralizzato, dove l'utente che si attinge ad utilizzare diciamo, a richiedere l'erogazione di un procedimento amministrativo ha la possibilità di vedere in anteprima i dati certificati che sta recuperando in interoperabilità prima che questi vengano effettivamente allegati alla domanda. Facevamo prima l'esempio dell'iscrizione all'università e del recupero del certificato di residenza. Nel nodo di Preview Space l'utente ha la possibilità di vedere il proprio certificato di residenza, diciamo, valutandone la correttezza e la bontà, e decidere appunto di accettarlo per essere allegato come prova, nel procedimento amministrativo che sta espletando in quel momento. L'Architecture Common Services è un altro componente, come dicevamo prima, applicativo che non fa altro che fare un po' da tramite, da dispatcher verso i procedure portal, i data service italiani e le API che vengono via via generate per reindirizzare l'utente, ad esempio sul Preview Space, e anche consente, diciamo, lo scambio, l'interazione con l'Access Point e quindi lo scambio verso l'Europa. Allora, qui abbiamo un focus particolare sul catalogo dei servizi perché abbiamo detto essere quel nodo insieme al Preview Space che consente all'utente di interagire come anche front-end. Questo perché gli access point, diciamo gli entry point, scusate, più che access, entry point per l'utente finale, quindi l'utente transfrontaliero o l'impresa transfrontaliera, sono essenzialmente tre. Il primo entry point è il catalogo Your Europe, che è un portale messo a disposizione dall'Europa dove l'utente transfrontaliero fa il primo accesso, si dimena in mezzo ai vari ambiti della vita che sono stati definiti all'interno del regolamento europeo e individua quello che è il servizio cui vuole tendere. Dal portale di Your Europe l'utente viene ridirezionato verso il catalogo dei servizi, che abbiamo detto essere quel nodo dell'architettura dove c'è questa disambiguazione tra la procedura che sta scritto nel regolamento e il procedimento amministrativo italiano. Quindi nel catalogo dei servizi abbiamo un front-end che serve appunto a disambiguare, come abbiamo detto, e individuare quelli che sono i requisiti per l'espletamento di un procedimento. Quindi l'utente che atterra sul catalogo dei servizi sa che deve produrre un insieme di prove specifiche per poter poi avere a disposizione il servizio, per esempio, di iscrizione all'università. Quindi sul catalogo l'utente transfrontaliero saprà già che per iscriversi all'università avrà necessità di portare
portare con sé alcune evidenze, alcune prove, alcuni certificati. Oltre ad avere queste funzioni, ha un'altra funzione che è quella di navigare l'utente fino al procedure portal della PA che espleta quel procedimento. Quindi, una volta che l'utente avrà individuato qual è il procedimento amministrativo, si sarà, diciamo, informato relativamente a tutte le prove, i certificati che deve portare con sé e recuperare in interoperabilità, ovviamente, per l'espletamento di quel procedimento amministrativo, verrà anche rediretto verso il Procedure Portal, quindi verso il portale dell'amministrazione. Allo stesso modo, il catalogo dei servizi deve essere in qualche modo riempito dal punto di vista dei contenuti e quindi in questa parte entra in gioco la pubblica amministrazione che è responsabile di quei procedimenti amministrativi, lato back office. Quindi il back office consente agli utenti che sono amministratori di sistemi, quindi delle PA, di effettuare quelle che sono le configurazioni vere e proprie relativamente ai procedimenti amministrativi, ai soggetti erogatori, alle novità, alle FAQ e quant'altro. Quindi ogni pubblica amministrazione ha la possibilità di andare appunto a riempire di contenuti i propri procedimenti amministrativi. Il catalogo dei servizi è uno dei nodi che è stato già sviluppato, come abbiamo detto poco fa, e testato e collaudato a dicembre del 2022, ed ha questa forma. Ovviamente rispetta le linee guida emanate da AGID sullo sviluppo dei portali delle pubbliche amministrazioni, quindi è stato sviluppato già compliant con tutte quelle che sono sia le UX recommendation dell'Europa, sia le UX recommendation a livello nazionale. Come vedete in questa slide, l'utente nel front office ha la possibilità di andare a scegliere quelli che sono i momenti di vita di proprio interesse, andare a individuare la pagina dei servizi oppure la pagina di assistenza relativamente ad un preciso procedimento amministrativo. Mentre nel back office, e questa è la vista che avremo lato pubblica amministrazione, ed è quella che diciamo, si troverà davanti quello che noi abbiamo chiamato amministratore di ente o il contributore di ente, che diciamo, andrà a inserire tutta quella documentazione di dettaglio dei procedimenti amministrativi e quindi andrà a definire quali sono l'elenco dei requisiti per l'espletamento di quel procedimento amministrativo, quindi torniamo ai requirement che abbiamo visto nel glossario iniziale, e anche quelle che sono le evidence, ovvero le prove, o gli evidence type, cioè tutte quelle prove che soddisfano quel requisito. E questo è un lavoro di censimento, quindi non c'è una vera e propria integrazione tecnica da fare, ma è un lavoro di censimento che ogni amministrazione che è, diciamo, coinvolta nel progetto Single Digital Gateway per una delle 21 procedure, deve espletare sul catalogo affinché l'utente transfrontaliero possa avere tutte le informazioni necessarie e possa essere ricondotto sul procedure portal dell'amministrazione che è competente per quel procedimento amministrativo. Ok, penso che possiamo andare avanti su questa sezione e poi magari facciamo una pausa alla fine di questa. Allora, abbiamo parlato tante volte, abbiamo citato tante volte di One Solid Technical System, che quindi rappresenta tutto questo sistema, tutta questa infrastruttura che Agit ha realizzato in compliance con il Technical Design Document che accompagna quindi il regolamento europeo, e abbiamo parlato di interoperabilità. A livello nazionale l'interoperabilità è garantita e abilitata e realizzata mediante la PDND. La PDND è un'infrastruttura, una piattaforma nazionale che abilita lo scambio di dati tra pubbliche amministrazioni. La PDND non contiene dati, ma contiene un catalogo di API che possono essere invocate. Quindi API messa a disposizione da enti erogatori di prove che possano essere invocate dagli enti fruitori che quindi sanno che sulla PDND, su quel catalogo, troveranno delle API, per esempio per il recupero del certificato di residenza o per il recupero di altri certificati che poi andremo a vedere. Quindi la nostra infrastruttura, l'infrastruttura del Single Digital Gateway, quindi quella nazionale,
ha una continua interazione con la piattaforma nazionale dati proprio per abilitare sia diciamo, lo scambio di dati mediante l'invocazione e il consumo di questi servizi, di queste API che vengono messe a disposizione sul catalogo, ma anche per ottenere quello che viene denominato il token autorizzativo per fare in modo che le PA che sono ingaggiate all'interno del circuito Single Digital Gateway possano andare ad usufruire proprio di quei servizi che sono stati realizzati appositamente per il Single Digital Gateway. Per quanto riguarda l'interoperabilità a livello europeo, invece, diciamo, entrano in gioco quei nodi dell'architettura che abbiamo visto poc'anzi, quando abbiamo definito l'elenco dei nodi nazionali, come per esempio l'access point che abbiamo visto prima, e ci consente di andare a recuperare in interoperabilità le prove dagli altri paesi membri, perché, diciamo, noi dobbiamo sempre vederla in maniera bidirezionale, c'è un utente francese che si logga sul portale italiano e chiede le prove, diciamo, al proprio ANPR francese per essere allegate alla domanda di iscrizione sul portale italiano, ma dobbiamo vedere anche il resto, cioè un utente italiano che si logga su un portale della pubblica amministrazione francese e nel momento in cui espleta il procedimento francese viene a chiedere in Italia le prove che sono di sua competenza. E quindi all'interno dell'Italia l'interoperabilità per noi è garantita dall'utilizzo della piattaforma nazionale dati. Verso l'esterno, l'infrastruttura Single Digital Gateway con tutte le sue componenti, e in particolare con quella componente di confine che è l'Access Point, garantisce l'interoperabilità e lo scambio tra pubbliche amministrazioni afferenti a stati membri differenti. Questa è una vista dell'architettura logica nazionale e come vedete diciamo, abbiamo da una parte tutti quelli che chiamiamo gli SDG degli altri stati membri, quindi l'SDG spagnolo, francese, tedesco e così via. E quindi presupponiamo che gli altri stati membri abbiano realizzato un'infrastruttura più o meno simile alla nostra, comunque compliant con il regolamento europeo. Poi c'è una parte che è quella che vedete come seconda verticalità, che è rappresentata appunto dai nodi dell'Unione Europea e sono dei servizi e delle componenti che l'Unione ha sviluppato a disposizione di tutti i Paesi membri. Poi vediamo la parte appunto dell'infrastruttura nazionale, come abbiamo detto, con il catalogo dei servizi, l'evidence broker che ci dice quindi quali sono, dove andare a reperire le prove, i data service directory. I vari repository, l'access point e il preview space. E sulla parte estrema a destra invece vediamo tutte le PA che sono competenti per i procedimenti amministrativi. Quindi in questo caso, ad esempio, vediamo l'INAIL, l'INPS, il MEF, il Consiglio Nazionale Forense, cioè tutte quelle che sono state ingaggiate perché ritenute competenti e responsabili di uno o più procedimenti amministrativi che corrisponde appunto a una o più procedure dell'allegato 2 del regolamento europeo. Quindi l'architettura logica è realizzata in questo modo. Componenti europee, componenti degli stati membri, componente centrale europea, il nostro Single Digital Gateway e tutte le amministrazioni. Ovviamente c'è uno strato di authentication e security che deve essere rispettato perché appunto diciamo, è dettato dalle specifiche tecniche dell'Europa e ogni Stato membro è tenuto a implementare quel livello di sicurezza e di autenticazione che è specificato all'interno del Technical Design Document. Allora, io farei una pausa qui e magari, non so, cominciamo a vedere qualche domanda che è stata posta nella chat. Patrizia, ti Allora, lascio la parola. eccoti, ci sono due domande, Alessandra, che tu adesso vedi, puoi rispondere e poi possiamo riprendere il tempo per la rimanente comunicazione. Allora, ok, grazie Patrizia. Vedo una domanda qui di Carmela Cannizzaro. Dice: l'accesso a questi servizi è riservato solo alle zone riconosciute transfrontaliere o anche a chi scambia con soggetti esteri che, ad esempio, non posseggono partita IVA? Allora, l'accesso ai servizi non è riservato ai transfrontalieri, ma è agevolato per i transfrontalieri. Quindi,
tutti i cittadini nazionali o transfrontalieri avranno accesso ai medesimi servizi. La differenza che vedremo più avanti sta nelle modalità di accesso, perché finora i servizi nazionali, diciamo la gran parte dei servizi nazionali, potevano essere diciamo, utilizzati dagli utenti nazionali mediante, per esempio, autenticazione SPID. Adesso il Technical Design Document, il regolamento Single Digital Gateway, ci chiede che questo accesso possa essere effettuato anche mediante eIDAS. E quindi vediamo anche che comporterà la differenza tra accesso eIDAS e accesso SPID, perché come sappiamo c'è una differenza fondamentale relativamente ai tipi di attributi e di informazioni che si porta dietro l'autenticazione eIDAS rispetto a quella SPID. Quindi non c'è, per rispondere spero alla domanda, un servizio che è dedicato solamente ad un transfrontaliero, ma ci sono i servizi esposti dalla pubblica amministrazione che dal 12 dicembre del 2023 in poi, ovvero quando il regolamento eIDAS andrà in esercizio, potranno essere erogati anche ad utenti transfrontalieri che non abbiano SPID, ma che abbiano appunto credenziali eIDAS. Quindi l'esempio della partita IVA dipende dal tipo di servizio, perché magari è un'impresa e quindi però se l'impresa, adesso mi viene in mente uno dei procedimenti amministrativi, se l'impresa deve fare per esempio una comunicazione obbligatoria di un'assunzione sul territorio, se quell'utenza, quell'impresa non è censita sul territorio italiano o comunque non ha una base nell'anagrafe tributaria, ovviamente quel servizio non potrà essere erogato perché il regolamento non altera i flussi e i processi esistenti, semplicemente consente e favorisce la circolazione in un mercato unico di cittadini e di imprese. Quindi dobbiamo agevolare lo scambio di, diciamo, di affari, lo scambio di cittadini, la movimentazione degli studenti, ma non può in alcun modo alterare quelle che sono le regole e la base normativa di ciascun paese membro. Vado avanti con Patrizia con le domande. Baldassarre Agosta, nel caso di università, il Prosegur Portal va sviluppato e gestito dai singoli atenei o in maniera centralizzata dal MUR? Questa è un'ottima domanda. Ovviamente con il MUR abbiamo un tavolo tecnico aperto da più di un anno, da un anno circa, e diciamo, la soluzione tecnica che il MUR sta proponendo è quella di avere una granularità a livello di Ateneo. Quindi questo significa che ogni Ateneo, se rimaniamo, diciamo, se il MUR conferma questa impostazione, ogni Ateneo dovrà considerarsi un Prosegur Portal, quindi ogni Ateneo dovrà fare l'onboarding sulla piattaforma nazionale dati e dovrà diciamo, fare gli adempimenti necessari per collegarsi con l'infrastruttura del Single Digital Gateway nazionale. Diciamo, la parte centralizzata rimarrà del MUR, rimarrà la parte contenutistica, quindi diciamo, l'entry point sarà probabilmente, ripeto, se MUR conferma questa impostazione, il portale di Universitali, dove verranno erogate le informazioni relativamente alle informazioni accademiche, quindi ai vari corsi erogati dalle varie amministrazioni, per poi essere ridirezionati verso il portale dell'università che l'utente sceglie dove voler effettuare effettivamente l'iscrizione. Alberto Zanini, buongiorno. Nella documentazione tecnica vedo la disponibilità di un servizio per la verifica congruenza esistenza di un codice fiscale. Si può chiarire il caso d'uso in cui questo servizio va invocato? Allora sì, fa parte della seconda parte della presentazione, però lo anticipiamo anche in questa. Allora, come dicevamo poco fa, l'utente deve avere la possibilità di autenticarsi sui portali della pubblica amministrazione mediante login eIDAS. Il login eIDAS non porta con sé informazioni relative al codice fiscale, ma gli attributi del minimum dataset sono nome, cognome e data di nascita. Allora, per consentire all'amministrazione di acquisire in modo
certo il codice fiscale da parte dell'utente. Quello che si è pensato di fare è di sviluppare un servizio insieme all'Agenzia delle Entrate per verificare che il codice fiscale inserito, digitato dall'utente sul form del Procedure Portal, quindi dell'amministrazione che è competente per quel procedimento amministrativo, possa essere invocato per appunto verificarne la correttezza. Ma lo vediamo nelle slide più avanti, c'è cioè il dettaglio proprio del servizio e degli attributi che verranno richiesti aggiuntivi rispetto a quelli base. Non so se Patrizia possiamo andare avanti. Sì, possiamo riprendere con la seconda parte. Benissimo, grazie. Allora, andando avanti appunto sempre sull'architettura applicativa che, ripeto, è fatta in questo modo, quindi abbiamo le varie infrastrutture dei Paesi membri, abbiamo l'infrastruttura dell'Europa, l'infrastruttura nostra e le nostre pubbliche amministrazioni. Il dominio italiano, visto un pochino più esploso, così come lo vediamo qua, è realizzato con un'architettura modulare, questo per dare qualche dettaglio anche sulla modalità in cui sono state realizzate appunto le varie componenti. E c'è un disaccoppiamento innanzitutto all'interno del dominio italiano tra il front-end e il back-end, così come l'abbiamo visto. Il back-end è realizzato, come dicevamo anche poco fa, su un'architettura microservizi con tutti i benefici che si hanno appunto dal punto di vista architetturale quando si organizzano servizi e strutture basate su microservizi. Questo tipo di architettura consente appunto un'orchestrazione del servizio in conformità con quello che è l'European Interoperability Framework, che sappiamo essere appunto quel documento di sorta di linee guida sull'interoperabilità, sui framework di interoperabilità a livello europeo, adottati a livello europeo e quindi anche a livello nazionali. E il front-end invece, a differenza del back-end, è basato su un framework single page application sviluppato in particolare in Angular per rendere appunto più fluide e reattive gli aggiornamenti delle varie pagine dei vari front-end come abbiamo visto. I servizi che vengono sviluppati, che quindi sono tutti quei servizi che prevedono lo scambio all'interno dei vari nodi che abbiamo visto poco fa, vengono sviluppati tramite Open Language, quindi visualizzeranno informazioni e comunicheranno tra loro tramite API, come abbiamo detto. E tramite appunto l'utilizzo di tecnologie di containerizzazione per il no lock-in della soluzione. Queste sono un po' le caratteristiche tecniche dell'architettura applicativa che vediamo realizzata qui. E ovviamente, diciamo, come dicevamo prima, queste si portano dietro tutta una serie di caratteristiche, di principi sulla maintainability, sulla possibilità di scalare, di modificare, di integrare e rendere affidabile e sicura l'applicazione, insomma, l'infrastruttura che è stata realizzata. Ok, penso che possiamo andare avanti. Questo è un dettaglio ancora un po' più spinto dell'architettura applicativa, ma sicuramente tanto queste slide, diciamo, verranno messe a disposizione, avremo la possibilità, ognuno di noi avrà la possibilità di andarle a vedere nel dettaglio, insomma, mi sembra si possa anche andare avanti. Mentre ci formalizzeremo, insomma, ci focalizzeremo un po' su quella che è la modalità di recupero delle prove da parte degli enti erogatori, come abbiamo visto prima, e poi faremo un focus appunto sul preview space e sulle modalità di autenticazione. Allora, abbiamo detto che come funziona il recupero delle prove? Abbiamo varie tipologie, quindi varie evidence type, che sono le prove che devono essere scambiate tra i vari paesi membri oppure tra pubbliche amministrazioni nazionali. Abbiamo le evidence che sono la lista di prove da scambiare e i relativi enti erogatori, ovvero gli evidence provider. Per quanto riguarda le evidence necessarie per l'espletamento dei procedimenti amministrativi da parte di quelli che abbiamo definito inizialmente gli evidence requestor italiani, scusate, è stato condotto nella fase, diciamo, nell'anno 2022 un'attività
di discovery con tutte le TA che sono impattate dal regolamento europeo e che quindi devono digitalizzare, rendere fruibile mediante diciamo, i requisiti dettati dal Technical Design Document i procedimenti amministrativi afferenti a quelle procedure sui propri procedure portal. E sono stati identificati anche i relativi evidence provider, quindi l'attività che ha fatto Agid non è solo quella di interloquire con le PA che sono responsabili delle procedure e dei procedimenti amministrativi, ma anche interloquire con quelli che sono le pubbliche amministrazioni che mettono a disposizione queste prove e questi dati che possono metterle a disposizione in interoperabilità. Per quanto riguarda invece le evidence necessarie per l'espletamento dei procedimenti da parte degli enti fruitori, quindi evidence requestor, però degli altri stati membri, siamo su tavoli europei di cui vedremo maggior dettaglio più avanti. Perché questo? Perché ogni stato membro porta al tavolo europeo quelli che sono i requirement e le evidence che necessitano per l'espletamento del proprio procedimento amministrativo. Quindi, questo ve l'ha accennato anche il collega Claudio Di Stefano all'apertura di questa giornata, c'è bisogno di fare un mapping, un matching tra i dati che possono essere messi a disposizione dallo Stato membro e quello che invece è richiesto obbligatorio dall'altro Stato membro. Quindi, se l'Italia dice per effettuare il procedimento amministrativo di iscrizione all'università io ho necessità di acquisire il tuo certificato di nascita, il tuo certificato di residenza, il tuo certificato di raggiungimento dei titoli accademici precedenti, allo stesso modo il paese membro deve, diciamo, acquisire questa informazione e dove possibile rendere disponibile in interoperabilità tutti questi certificati, in modo che l'utente transfrontaliero che viene ad iscriversi al Politecnico italiano non deve caricare in autocertificazione tutte queste prove, bensì l'Italia è in grado di andarla a recuperare da quello che è il data service francese, per esempio, supponendo che il transfrontaliero sia francese, le può andare a recuperare automaticamente e mettere in allegato alla domanda di iscrizione dell'utente. Questa sorta di diagramma mostra quelle che sono le interazioni tra l'utente finale, che vediamo qua all'omino, il procedure portal e l'architettura nazionale, appunto. Quindi, che cosa succede? Che l'utente transfrontaliero individua il procedimento amministrativo che è di proprio interesse passando per il catalogo dei servizi e diciamo, accede al portale che è responsabile per quel procedimento. Si autentica su quel portale, questa cosa fondamentale. L'autenticazione avviene esclusivamente sul portale della pubblica amministrazione che è responsabile per l'erogazione del servizio, quindi non avviene né sul portale Your Europe europeo né sul catalogo dei servizi, quindi su quel catalogo dove abbiamo visto essere l'elenco dei procedimenti amministrativi e le varie URL che riportano poi diciamo, alle pubbliche amministrazioni, bensì l'utente transfrontaliero si autentica esclusivamente sul procedure portal che è responsabile. Una volta che si è autenticato e si è verificata appunto l'identità dell'utente, si vanno ad individuare quelle che sono le evidence type e le evidence relative a quel procedimento, perché sul portale della pubblica amministrazione l'utente dovrà dire anche se, ad esempio, bisogna recuperare, facciamo un esempio, il certificato acquisito come titolo di studio della scuola superiore, dovrà andare ad indicare dove ha frequentato la scuola superiore, perché in questo modo potrà partire dal nostro access point una richiesta verso l'access point francese, supponiamo che questo studente transfrontaliero abbia studiato in Francia, e ad andare ad interrogare quel data service francese per il recupero in interoperabilità del certificato dell'utente che si sta iscrivendo alla nostra università. Quindi
Quindi c'è una ricerca di evidence, un'identificazione del data service, un invio della richiesta di evidence, perché appunto parte una formale richiesta dal procedure portal dell'amministrazione che eroga il servizio verso il data service, che è quella componente applicativa che detiene i dati, e si attende un link all'anteprima del data service. Questo link riporta semplicemente all'interno del preview space, che è quel nodo dell'architettura nazionale dove l'utente farà effettivamente la preview del dato che sta recuperando in interoperabilità dalla scuola francese. L'utente ha la possibilità, come dicevamo prima, di accettare o meno l'utilizzo di questa prova, perché potrebbe essere obsoleta, potrebbe essere errata, potrebbe essere stata indicizzata male dal data service di provenienza e quindi l'utente deve poter accettare l'utilizzo. Una volta che l'utente ha accettato l'utilizzo, avviene il trasferimento vero e proprio del dato, del certificato, della evidence verso il Procedure Portal. Questo dato quindi lo vedremo transitare. Mentre prima abbiamo mandato solamente una richiesta e abbiamo chiesto solamente di vedere un'anteprima del documento, vedremo ora transitare questo dato dal data service che detiene, quindi dalla componente applicativo dello Stato membro, lo vedremo transitare sull'infrastruttura nazionale fino ad arrivare sul Procedure Portal e quindi essere allegato effettivamente agli atti della domanda che l'utente sta facendo in quel momento. Questo è un'anteprima del preview space. Allora, il preview space, come l'abbiamo detto tante volte, a che cosa serve? E questo, diciamo, era per farvi un esempio, tanto per vedere dai wireframe che sono stati già sviluppati per alcuni procedure portal che sono già implementati. Cosa accade? Che l'utente viene rediretto dal procedure portal del MUR, tanto per tenerci sempre l'esempio dell'iscrizione all'università, viene rediretto sul preview space, dove è necessario che si autentichi e quindi che possa accedere con le proprie credenziali eIDAS. Quindi qua vedete banalmente appunto la pagina di benvenuto nel preview space e la pagina di selezione del paese di provenienza in modo che si possa diciamo, avanzare la richiesta di autenticazione eIDAS mediante la federazione del nostro Stato. Nel passo successivo, dopo la login, vengono richiesti alcuni dati che sono quelli necessari perché magari quell'amministrazione richiede per poter procedere al recupero della prova, ha necessità di conoscere dei dati che non sono inclusi nel minimum dataset di eIDAS, che ricordiamo essere nome, cognome e data di nascita, e vengono inseriti in questa form dove appunto gli si chiede per esempio il codice fiscale, il genere e il paese di nascita, perché questi sono i dati necessari per la verifica del codice fiscale andando a consumare quel servizio che è stato messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate su PDNT. Una volta selezionato il documento di interesse, quindi una volta verificata l'identità, invocato il servizio dell'Agenzia delle Entrate per verificare la correttezza del codice fiscale inserito, si passa appunto al preview space e si va a selezionare quel documento che è di proprio interesse. La pagina successiva ovviamente mostra in preview il documento recuperato, ad esempio in questo caso dall'Università di Oxford, e l'utente può decidere di non usare il certificato che vede in anteprima oppure di usarlo e di allegarlo alla domanda di iscrizione. Se clicca su Usa questo documento, ovviamente viene rediretto verso la pagina del Procedure Portal da cui è partito e il documento in automatico viene allegato alla domanda di iscrizione. Il vantaggio ovviamente è evidente a tutti, non c'è bisogno che l'utente porti con sé informazioni, scansioni di documenti o dichiari in autodichiarazione i titoli acquisiti in un altro paese in precedenza, ma semplicemente viene recuperato tutto in interoperabilità. Ok, chiusa la parentesi sul preview space, direi che possiamo passare su quella che è sicuramente di interesse per molte pubbliche amministrazioni, che è la fase di autenticazione degli utenti. Proprio perché, come dicevamo prima, l'autenticazione in base al regolamento Technical Design Document deve essere fatta mediante login eIDAS.
Il login eIDAS non porta con sé tutti gli attributi che alle pubbliche amministrazioni italiane servirebbero per identificare univocamente un utente, perché abbiamo detto che il minimum dataset porta con sé informazioni solamente relativamente al nome, cognome e la data di nascita. Ovviamente, per come sono strutturati i procedimenti amministrativi delle nostre pubbliche amministrazioni, è necessario acquisire informazione anche relativamente al codice fiscale. Questo perché il codice fiscale è utilizzato come chiave primaria per l'accesso alle. Mi sentite? Qualcuno scrive che non si sente, non so se è un problema mio. Chiedo a Patrizia se ci sono problemi di audio. Ah, ok, grazie. No, non ci sono problemi. Ah, ok, chiedo scusa, avevo letto nella chat che qualcuno non sentiva, pensavo dipendesse da me. Allora, come dicevamo, appunto, le pubbliche amministrazioni italiane utilizzano il codice fiscale come chiave primaria per discriminare appunto l'accesso sui servizi, sui procedimenti amministrativi e quindi come Stato Italia abbiamo dovuto pensare ad un workaround per consentire di associare a quell'identificazione eIDAS anche il codice fiscale, che non può essere acquisito in maniera automatica, ma deve essere digitato dall'utente e poi può essere verificato confrontando quello che è scritto l'utente in forma del Procedure Portal con quello che è contenuto all'interno dell'anagrafe tributaria. Quindi ci riferiamo all'Agenzia delle Entrate, che è la fonte autorevole per la conoscenza sul codice fiscale. Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione sulla piattaforma nazionale dati un servizio cosiddetto base che consente di invocare appunto questo servizio dando in input nome, cognome e data di nascita, che sono i tre attributi recuperati da Login eIDAS, più codice fiscale, nazione di nascita e genere, che sono gli attributi invece acquisiti direttamente dall'utente. Questo significa che il Procedure Portal dell'università dovrà implementare l'invocazione dell'API del servizio di verifica del codice fiscale. Dovrà invocare, diciamo, sviluppare l'interfaccia per l'invocazione e l'Agenzia delle Entrate restituirà un ok se c'è una congruità nella verifica di tutti questi attributi all'interno dell'anagrafe tributaria o un KO se questa verifica non può essere ricondotta a un esito positivo perché magari c'è un caso di omocodia oppure perché non c'è quel codice fiscale all'interno della banca dati dell'Agenzia delle Entrate, oppure per altre problematiche che non consentono di dare un esito positivo. Oltre a questo servizio cosiddetto base, si sta facendo uno studio di fattibilità e l'Agenzia delle Entrate sta redigendo le specifiche tecniche per il servizio cosiddetto rafforzato, che consente diciamo, all'utente. Anzi, consente alla pubblica amministrazione di chiedere all'utente transfrontaliero non solo di inserire i dati che abbiamo visto precedentemente, quindi nome, cognome, data di nascita, acquisiti da eIDAS, genere, nazione di nascita e codice fiscale inserito dall'utente, ma chiede all'utente anche di inserire quello che è il numero identificativo del tesserino codice fiscale. Questo perché si presuppone che l'utente transfrontaliero sia in possesso del tesserino fisico o codice fiscale e che quindi possa leggere e digitare quel numerino identificativo che è univoco di quel codice fiscale. Quindi questo è un servizio cosiddetto rafforzato perché oltre a chiedere dei dati che diciamo possono per alcune pubbliche amministrazioni non sembrano sufficienti per identificare univocamente l'utente, dà la possibilità proprio di andare a discriminare anche su quel numerino del test della tesserina codice fiscale che è in possesso esclusivamente dell'utente che ha in mano fisicamente il supporto del codice tessera fiscale. E quindi anche in questo caso viene invocato il servizio rafforzato di Agenzia delle Entrate esposto su piattaforma nazionale dati che conferirà un ok qualora tutti i dati inseriti siano diciamo, riscontrati all'interno della banca dati dell'anagrafe tributaria e quindi esista una relazione tra quel codice fiscale e quel tesserino
codice fiscale inserito dall'utente o un KO in tutti gli altri casi. A questo punto la pubblica amministrazione che ha invocato il servizio di verifica del codice fiscale può decidere di dare accesso ai propri procedimenti amministrativi all'utente che ne sta facendo richiesta. Ovviamente si parla di utenti transfrontalieri che devono avere un codice fiscale italiano. Qualora il codice fiscale non sia in possesso dell'utente, l'utente dovrà, come diceva il collega Claudio Di Stefano poco fa, dovrà recarsi presso il proprio consolato del territorio, quindi dello Stato membro, e fare richiesta di rilascio del tesserino codice fiscale. Questo perché se un utente diciamo, vuole dichiarare l'apertura, per esempio, di un'impresa sul territorio nazionale, non può farlo se non è censito fiscalmente dall'Agenzia delle Entrate. E quindi non si può prescindere dal possesso del codice fiscale, anche se, come diceva il collega prima, non è un identificativo, non è diciamo, un documento di riconoscimento. Ecco. Però sappiamo bene che tutti i procedimenti amministrativi italiani sono guidati dal codice fiscale e quindi è stato necessario, diciamo, realizzare questo workaround che tra l'altro è concesso dal Technical Design Document perché all'articolo 16 del regolamento Single Digital Gateway si dà la possibilità a ciascuno Stato membro di acquisire degli attributi aggiuntivi oltre a quelli eIDAS per identificare univocamente l'utente che si accinge ad utilizzare i procedimenti amministrativi. Quindi, diciamo, il Technical Design Document lo prevede, ci dà la possibilità di acquisire questi attributi aggiuntivi e noi con questi attributi aggiuntivi andiamo ad invocare il servizio dell'Agenzia delle Entrate. Vabbè, questo diciamo è quello che riguarda invece più la parte di persona giuridica, quindi qualora sia necessario identificare un legale rappresentante di un'azienda, in questo caso Unioncamere, grazie appunto alla banca dati contenuta nel registro delle imprese, è in grado di offrire un servizio messo a disposizione sempre sulla piattaforma nazionale dati che, dato un codice fiscale di persona fisica e un codice fiscale di persona giuridica, consente al Procedure Portal di invocare questo servizio messo a disposizione da Unioncamere che diciamo, verifica la relazione tra persona fisica e persona giuridica. Questo perché, per esempio, nelle comunicazioni obbligatorie oppure nei servizi erogati da INAIL c'è la necessità di andare a verificare che quella persona che si sta loggando con quel codice fiscale sia realmente, insomma, abbia diciamo, la facoltà di operare per conto di una persona giuridica. E quindi questa relazione la può risolvere solamente appunto Unioncamere con la base di conoscenza che possiede. Quindi, come Agenzia delle Entrate ha realizzato il servizio di verifica del codice fiscale di correttezza, Unioncamere sviluppa e mette a disposizione su PDND un servizio per l'associazione tra persona fisica e persona giuridica. E per quanto riguarda velocemente, andiamo sui lavori dei tavoli europei. Come dicevo poco fa, il Technical Design Document è un documento che è in continua evoluzione, infatti ogni 2 mesi viene rilasciato un aggiornamento. Ormai, certo, sono aggiornamenti minor revision rispetto alla prima versione che è stata emanata, ma comunque è in continua evoluzione proprio perché ci sono dei continui adeguamenti da parte degli stati membri, ci sono delle continue interazioni con le pubbliche amministrazioni di ogni stato membro e quindi ognuno porta al tavolo quelle che sono le caratteristiche dei propri procedimenti amministrativi. I tavoli europei sono 6, quello diciamo di OTS specification ovviamente è riguarda tutto ciò che formalizza le specifiche tecniche delle infrastrutture nazionali e delle componenti europee. Il tavolo di evidence mapping è un tavolo fondamentale dove quotidianamente, 2 volte a settimana, ci si riunisce per portare
all'attenzione dell'Europa e degli altri Stati membri quelle che sono i requirement relativi ai procedimenti amministrativi delle pubbliche amministrazioni. Noi portiamo sul tavolo i requirement che raccogliamo dalle pubbliche amministrazioni competenti per le nostre 21 procedure. E quindi in questo caso diciamo andiamo a capire, a fare un assessment del procedimento amministrativo, chiediamo all'amministrazione, dimmi quali sono i tuoi requisiti per far fruire, per concedere diciamo all'utente transfrontaliero di fruire di quel procedimento amministrativo e cosa possiamo raccogliere in interoperabilità. Questa informazione la portiamo sui tavoli europei e contestualmente raccogliamo quelli che sono i requisiti degli altri stati membri, perché da quelli noi possiamo andare a capire che cosa possiamo raccogliere in interoperabilità dal resto dell'Europa. Il tavolo di Standardization of Data Models è un tavolo che corre diciamo, parallelamente a quello di Evidence Mapping e identifica quelli che sono gli standard semantici e modelli di dati in ottica appunto di riutilizzo tra i vari stati membri. Per fare un esempio, il certificato di ottenimento del titolo accademico ha uno standard condiviso a livello europeo. Bene, allora ce lo diciamo, tutti gli stati membri sanno che quel certificato è rappresentato da quello standard semantico e quindi quando sviluppiamo il nostro procedure portal sappiamo che dobbiamo aspettarci in input quel tipo di certificato con quello standard ben preciso. Gli altri tre tavoli sono Operational Governance, Security e Testing and Deployment, che sono ovviamente altrettanto importanti rispettivamente riguardo a quelli prima, anche se sono, diciamo, forse meno operativi rispetto agli altri, tranne quello di Testing and Deployment, che ovviamente riguarda la parte di integrazione. La parte di integrazione delle varie architetture nazionali con le componenti europee. Ovviamente Agid presidia tutti e sei i tavoli che abbiamo visto per consentire diciamo, questo scambio bidirezionale dall'Europa e contestualmente acquisire informazioni noi dall'Europa per andare poi a progettare al meglio quella che è la nostra infrastruttura e consentire al meglio ai procedure portal e quindi alle amministrazioni nazionali di sviluppare i servizi e diciamo, le interazioni in interoperabilità al meglio possibile. Progetto molto interessante opportunità più che progetto, opportunità che l'Europa ha messo a disposizione per tutti gli stati membri, è questa che viene definita con un nome un po' artistico, Projectathon, One Solid Technical System Projectathon è un evento che si terrà ad aprile, in particolare dal 19 al 21 aprile del 2023, quindi tra pochissimo. Dove gli stati membri hanno la possibilità di andare a testare le proprie infrastrutture nazionali. Attualmente sono pochissimi gli stati membri che si sono candidati per partecipare al Projectathon. L'Italia è anzi, forse abbiamo aderito per primi a questa iniziativa, a questa opportunità che l'Europa ha messo a disposizione. E saremo presenti quindi a Bruxelles nella settimana dal 19 al 21 e andremo a testare quella che è l'infrastruttura nazionale, che è quella che dicevamo prima, è stata collaudata entro dicembre del 2022. È importante questa opportunità perché ci consente di anticipare quei test di integrazione end-to-end tra due stati membri, attraverso per il tramite quindi dell'infrastruttura europea che l'Europa mette a disposizione. Quindi quello che abbiamo fatto è registrare un sistema, anzi due sistemi che andremo a testare di recupero, appunto delle evidence da parte di un altro Stato membro e andremo ad effettuare una prima chiamata end-to-end dall'Italia verso uno Stato membro che ci verrà assegnato, diciamo, come coppia per andare ad effettuare questi primi test. E ovviamente daremo poi
l'esito di questa attività di progettathon anche sul portale dell'agenzia. Insomma, vedremo come ce la caveremo rispetto a questa prima formalizzazione di test. Ok, questo diciamo è un po' il dettaglio sulla piattaforma Gazelle, che è la piattaforma che è stata messa a disposizione dall'Europa per effettuare i test, quindi dove abbiamo registrato il nostro SAT, il nostro System Under Test, e abbiamo dichiarato che cosa vogliamo andare a testare relativamente a quello che abbiamo già sviluppato. Per quanto riguarda invece la roadmap, che è l'ultimo argomento che tratteremo, a settembre del 2022 è stato pubblicato l'Implementing Act e approvato il Technical Design Document nella versione di giugno 2022, che appunto ha dato la direttiva per lo sviluppo dell'infrastruttura nazionale. E a gennaio del 2023 è stato condiviso la versione 4 del Technical Design Document, perché abbiamo detto ogni 2 mesi c'è un aggiornamento che riguarda, che diciamo che va a ricomprendere tutto l'esito dei tavoli europei di cui abbiamo parlato prima. A aprile 2023 ci sarà il Progettathon in cui l'Italia parteciperà come Stato membro, diciamo, attivo nei processi di integrazione. E a giugno 2023, quindi alla fine del primo semestre del 2023, dovremo completare il collaudo integrato italiano. Questo significa che in teoria dovremmo avere tutti i procedure portal sviluppati e dovremmo aver finito, concluso le integrazioni con l'infrastruttura nazionale. Quindi dovremmo aver consentito a tutte le pubbliche amministrazioni che sono competenti per le 21 procedure di andare ad invocare quei servizi base, quei servizi appunto applicativi che sono messi a disposizione dall'infrastruttura nazionale. Questo per arrivare a dicembre del 2023 avendo concluso il collaudo integrato con l'Europa. Quindi dovremmo riuscire per dicembre 23 a completare appunto quelle chiamate dei servizi verso le componenti europee per andare poi ad interrogare, ad esempio, i data service provenienti da altri stati membri. E quindi andare live con la data espressa, indicata all'interno appunto dell'Implementing Act, che è il 12 dicembre del 2023. Ovviamente è una roadmap sfidante, questo lo sappiamo anche perché il Technical Design Document è stato rilasciato con un anno di ritardo rispetto alla pianificazione europea e quindi con l'impegno davvero di tutte le pubbliche amministrazioni che sono competenti per queste 21 procedure e sono relative a centinaia di procedimenti amministrativi, perché quando dicevo che non c'è una corrispondenza uno a uno tra procedimento amministrativo e procedura, la corrispondenza non è nemmeno una a due, ma è davvero una a molti, e quindi ci sono centinaia di procedimenti amministrativi che le amministrazioni stanno ridisegnando per essere compliant con il Technical Design Document, e quindi diciamo, insomma, è veramente una roadmap molto sfidante, però devo dire che appunto le amministrazioni stanno facendo del loro meglio per essere compliant e essere, diciamo, in tempo e in linea con quanto richiesto dall'Europa. Ok, grazie. Io avrei finito la presentazione, vediamo se c'è qualche domanda che possa essere messa all'attenzione di tutti. Ce n'è una che vi ho riportato. Grazie. Alberto Zanini. Allora, Alberto dice: quando è un utente italiano ad autenticarsi su un portale comunitario tramite SPID o CE via login eIDAS, è possibile che in interoperabilità sia poi chiamato un servizio nazionale italiano per recuperare un documento a lui intestato? Allora, ovviamente l'autenticazione per l'utente italiano si procede con SPID e CE, perché l'utente italiano sul portale italiano non prevede il giro per eIDAS. Quindi quando noi ci autentichiamo su un portale italiano non vediamo comparire la bandierina italiana tra quelle che abbiamo visto inizialmente, quindi diciamo lui serenamente accede tramite SPID o eIDAS.
e ovviamente è abilitato anche per l'utente italiano il recupero in interoperabilità dei documenti che possono essere richiamati all'interno del nostro Stato membro. Quindi, per esempio, mi viene in mente un procedimento amministrativo. Qualsiasi che in interoperabilità va ad interrogare i servizi messi a disposizione da NPR, perché NPR come banca dati nazionale non è solo una pubblica amministrazione che fruisce dei servizi, ma anche una pubblica amministrazione che eroga dati e eroga dati certificati. Quindi la risposta è sì, per esempio da NPR potremo acquisire tutti i certificati di nascita, residenza, cittadinanza e recuperarli in interoperabilità, anche se siamo un cittadino ovviamente italiano e vogliamo l'erogazione di un servizio che rimanga in Italia. Seconda parte, in questo caso il codice fiscale non transita, non essendo incluso nel minimum dataset, però questo ce lo siamo detti perché appunto non entra con EIDAS ma entra con SPID e quindi lo recuperiamo in questo modo. E quindi è risposta anche l'ultima domanda, niente, per la lunghezza era comunque una domanda interessante. Accedendo con SPID, ovviamente il codice fiscale viene recuperato in automatico dal dataset di SPID e quindi in automatico non c'è bisogno di invocare il servizio. Pierpaolo Zanetti. Forse anche per tale motivo stanno mettendo in forse lo SPID, diciamo era, non so bene adesso in quale contesto fosse relativa a questa domanda, probabilmente alla tempistica molto accelerata dell'implementazione del regolamento. Così mi è un po' difficile, diciamo che lo SPID non è messo in discussione, ma si stanno ovviamente valutando tante altre modalità e diciamo sfruttare al meglio tutti gli strumenti digitali che lo Stato membro ha a disposizione, cioè l'Italia, il nostro paese ha a disposizione per identificare univocamente un utente dal punto di vista dell'identità digitale. EIDAS è un'opportunità che viene data ai transfrontalieri per agevolare quindi questo mercato unico e il trasferimento e ovviamente anche la movimentazione delle imprese. So se ci sono altre domande, ma credo di no. Allora, le domande no, abbiamo risposto a tutte e abbiamo esaurito anche il nostro tempo, quindi siamo arrivati in fondo, appunto, esaurendo tutte le curiosità che avevano i nostri partecipanti. Io ringrazio tantissimo Alessandra Pieroni per, diciamo, l'esaustiva comunicazione e ringrazio Silvia Barocci che stava in back office e che ci ha seguito e Claudio Gaetano Di Stefano che ha fatto l'introduzione. Abbiamo con questo webinar concluso, diciamo, il ciclo da due. Si caratterizzava su questo argomento Single Digital Gateway. Io vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo webinar che organizziamo all'interno di questo progetto, all'interno della stessa linea, che è il 10 marzo, che è venerdì sempre a mezzogiorno e che tratterà di vigilanza e controllo sugli obblighi di transizione digitale. In particolare, nel primo webinar di tre che stiamo organizzando, parleremo delle norme e degli strumenti, quindi chi è interessato può iscriversi alla pagina di Eventipa che è già stata creata. Io vi ringrazio, vi ricordo che l'attestato viene scaricato soltanto da chi partecipa ai webinar in sincrono, chi vede la registrazione non può scaricare l'attestato. Vi ringrazio tantissimo e vi do appuntamento allora sull'altro tema per venerdì prossimo. Grazie mille. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie.